Io sono contento di essere qui perché mi trovo bene, mi sono trovato bene già la volta scorsa che venni. Mi piace parlare e incontrare soprattutto dei giovani e soprattutto è per questo che prima scherzando dicevo che bisognerà, si deve poi dialogare, vorrei essere evidentemente al cuore di un dibattito, di un dialogo. Perché solo così le parole che io dico possono meglio intercettare quello che voi sentite, quello che voi pensate e ciò che io vi propongo, può diventare più utile per voi. Il titolo che ho dato a questa riflessione è Il viaggio più lungo è il viaggio interiore. Questa è una frase. È una frase scritta da Dag Hammarskjöld, che è stato anche segretario di Stato delle Nazioni Unite parecchi anni fa, poi morì in un incidente, forse quegli incidenti un po' provocati, diciamo così, quando il suo aereo precipitò, stava facendo un viaggio di pace in Africa. Comunque, un uomo politico. Al cuore dunque, il segretario delle Nazioni Unite, e che lasciò un diario, e già qui c'è il lavoro della scrittura di sé, del racconto di sé, della scrittura autobiografica, che è una maniera con cui uno rilegge se stesso, con cui uno dà nome a ciò che ha vissuto. Non pensate che per vivere basti compiere dei gesti, fare delle cose, eccetera. Per vivere occorre rivivere interiormente, affinché la vita diventi vita e vi costruisca, occorre sapere rivivere interiormente, ripensare, ascoltare anche se stessi, ascoltare le emozioni che ci hanno abitato e di cui non sappiamo l'origine, ma proprio qui si situa il senso, il discorso del viaggio interiore. È il viaggio verso la cosa forse più difficile, anche se è immediatamente disponibile, conoscere se stessi. Conoscere se stessi. Non che questa conoscenza di sé viene nel momento in cui l'avete raggiunta, ma ogni età della vita vi chiede uno sforzo per interrogarvi. Il primo momento, direi, del viaggio interiore nasce, direi, anzitutto da un bisogno. Ogni tanto avrete il bisogno di staccare la spina, di fermarvi, di mettere una pausa nel vostro vivere. Ecco, questo bisogno, in realtà, quando voi ascoltate questo bisogno, voi state entrando in una dialogicità con voi stessi. Sentite per qualche motivo che vi è ancora oscuro che avete bisogno di porre un halt al via vai frenetico degli incontri, delle attività, le lezioni a scuola, gli esami, eccetera, eccetera, e avete bisogno di guardare in faccia voi stessi, stare in silenzio, fermarvi, mettere una pausa nel vostro vivere. Ecco, da questo bisogno nasce qualcosa che può essere molto fecondo. Io dopo vi cercherò di mostrare alcuni passaggi, alcuni momenti di una vita interiore. Che so, l'interrogarsi, porsi delle domande. Non conduce vita umana chi non si interroga su se stesso, scriveva già Platone tanto tempo fa. Chi è l'uomo? È l'essere che sempre si interroga chiedendosi chi sono. E qui guardate, non ci sarà progresso tecnologico o scientifico che renda inutile questa domanda. Questa è la domanda utile. Chi sono? Perché faccio quello che faccio? Perché sento quello che sento? Perché provo quello che provo? Verso dove sta andando la mia vita? La domanda è davvero ciò che più ci può aiutare nel cammino verso il senso, che è anche il cammino verso noi stessi, il cammino verso la scoperta di chi io sono. Perché se arrivo a intuire, a prendere in mano un po' ciò che mi sta davvero a cuore, chi io sono, io posso anche indirizzare la mia vita
verso una certa direzione. Posso compiere un viaggio verso il futuro. Credo che nel vostro il viaggio si fa nello spazio, si cammina, si va verso una meta, ma in profondità c'è un viaggio anche nel tempo, un viaggio verso il futuro, che per dei giovani oggi è particolarmente problematico, perché il futuro non appare così luminoso, radioso, portatore di promesse. Il futuro appare molto spesso piuttosto chiuso, appare piuttosto incutere timore, essere minaccioso. Non siamo negli anni 60 in cui il futuro sembrava, come dire, suscitare delle promesse di cambiamento, di rivoluzione, e c'era un ottimismo del cambiamento. Oggi c'è un senso piuttosto di impotenza e di ripiegamento su di sé. Ecco, proviamo allora a prendere sul serio la persona che ognuno di noi è e chiederci bene per andare incontro al futuro, che significa andare incontro anche all'altro e che significa anche andare incontro a se stessi, che risorse ho a disposizione. Ecco, io credo che, e soprattutto dei giovani devono averne la coscienza, avete a disposizione la vostra interiorità. Come dire, c'è un lavoro interiore che crea futuro. Che cosa può significare questo? Beh, vi do due o tre esemplificazioni. Se io mi innamoro, quali che siano le mie condizioni sociali, economiche, eccetera, l'innamoramento è lo stato nascente di una storia che ha in sé una promessa di felicità, evidentemente. E l'innamoramento è potente, profetico, trasgressivo. Ho conosciuto e ho seguito per un po' di tempo una coppia, lei pakistana, musulmana, lui ormai trapiantato in Italia, Sikh, indiano, si sono innamorati. Una pakistana e un Sikh, lei ha dovuto evidentemente essere protetta dalla Digos, perché i familiari non solo non accettano, possono anche far fuori per questo. E tuttavia l'innamoramento ha una potenza devastante, va oltre delle barriere etniche, religiose, dei costumi tradizionali, mette a rischio la vita. Il desiderare è una potenzialità che c'è nella persona e che già lo proietta verso un futuro. Che cos'è che desideriamo? Certo, si può dire che desideriamo delle cose, degli oggetti, ma soprattutto desideriamo che la nostra vita abbia un senso. È il senso ciò di cui alla fin fine ognuno di noi, anche nelle sue vite un po' sbrindellate, nei gesti o nelle scelte a volte maldestre, va in ricerca. Non dico neanche la felicità, ma il senso sì. Se nella vita voi arrivate a avere una vita sensata, fare delle cose che per voi hanno profondamente senso, voi riuscirete ad attraversare anche i momenti in cui di gioia e di felicità non ce n'è particolarmente molta. Ma il problema serio, più ancora che la felicità, è il senso. Ciò che faccio sia davvero sensato, sia qualcosa per cui sento che vale la spesa e la pena vivere. Ecco, desiderare, innamorarsi, già questi ci dicono che in noi ci sono delle potenzialità, delle capacità di futuro. Di certo una cosa importante per entrare nella vita interiore o in un lavoro interiore è importante, direi, prendere una distanza da ciò che si vive quotidianamente.
Io sono un monaco, da più di 30 anni vivo una vita monastica e uno dei testi più fondanti a cui un monaco ritorna più sovente sono i detti dei padri del deserto. Non so se ne avete mai letti, se li conoscete. Sono una letteratura molto, anche molto simpatica, spesso umoristica. Brevi detti, brevi frasi, a volte brevissimi racconti in cui un giovane va da un anziano, gli chiede una parola e così via. Uno di questi detti di un padre del deserto, lapidario, dice: fuggi, fa silenzio, sii tranquillo. Da queste radici nasce la possibilità di non peccare. Ma fuggi, fa silenzio, sii tranquillo. Cioè cerca consapevolmente la solitudine, abitala, fuggi. Vivi il silenzio come azione interiore, fa silenzio. Non so se avete mai riflettuto, silenzio non coincide con il tacere, con il non dire. Fare silenzio è una azione ed è un'azione interiore. Il silenzio è ciò che ci consente di dare fondamento spirituale, intenzionalità all'agire. Perché noi possiamo anche essere molto attivi, ma il nostro agire può anche essere fondato sul nulla, o possiamo agire per forza d'inerzia, o semplicemente in base a un'abitudine, o semplicemente per obbedire a ciò che altri ci chiedono, e via dicendo. Fa silenzio, consapevolmente. E infine, sii tranquillo, ovvero sia stabilisci, cerca in te la pace interiore. Ecco, prendere una distanza. Provate a volte, ogni tanto, a prendere una distanza e a fuggire la tirannia delle abitudini. Che cos'è un'abitudine? Un'abitudine è qualcosa di molto utile nella vita. Le abitudini ci semplificano l'esistenza. Non è che ogni volta che ci alziamo al mattino cominciamo a decidere: allora, adesso cosa devo fare? Mi devo lavare? No, non mi lavo. No. In automatico, si spera, uno va, si lava, fa la barba, eccetera, eccetera, e tutto questo in modo abitudinario. L'abitudine semplifica, ci consente di fare tante cose anche così, senza dover ogni volta star lì a decidere, pensare, eccetera. Al tempo stesso l'abitudine rischia di essere qualcosa che ci priva della vita. L'abitudine rischia di vivere al nostro posto. E noi rischiamo di adagiarci sulle abitudini perché sono comode, sono facili. Nella mia comunità monastica io vivo a 5 minuti a piedi di distanza dalla comunità, per cui tutte le mattine io e gli altri 4 fratelli che abitiamo nella stessa casa dobbiamo fare una strada in mezzo al bosco per arrivare, tra prati e bosco, arrivare in comunità alla preghiera, eccetera. E la facciamo minimo 6 volte ciascuno tutti i giorni sta strada qui, ed è chiaro che in 20 anni abbiamo aperto per, si dice, nel prato un sentiero che disegna la diagonale più rapida per passare nel tempo più rapido possibile dalla comunità alla casa. E viene il momento in cui, se anche quel sentiero lì l'abbiamo aperto noi con i nostri piedi, a un certo punto è quel sentiero lì che porta noi, non siamo più noi che camminiamo, che andiamo, è il sentiero che cammina per noi, che sceglie per noi. Se io decido a volte di fare un giro un po' più lungo, perderò 2 minuti forse, ma in quei 2 minuti potrò vedere, che so, il fungo che sta spuntando sulla riva del fosso, posso vedere ciò che mi è impedito dalla tirannia delle abitudini. Entrare nella vita interiore significa entrare nella consapevolezza. Vivete con consapevolezza. Io credo che sia molto peggio persone che fanno sempre il bene, ma senza consapevolezza, che agire con consapevolezza. Il cuore della vita, anche cristiana, non consiste nel fare chissà quali atti di eroismo, ma consiste nell'essere vigilanti. È Gesù che lo chiede più volte, è il Nuovo Testamento che lo chiede. Siate vigilanti, cioè siate attenti a tutto ciò che vedete, a ciò che vivete, a ciò che siete, agli altri. E lì
questa consapevolezza è quella che dà gusto alla vita, perché a quel punto lì non ci sono più cose poco importanti o cose, certo ci sono sempre le cose più importanti di altre, ma nulla è banale, tutto vi può parlare e tutto vi può sollecitare. E lì, se avete dunque questa capacità di prendere una distanza, anche in questo c'è la capacità dialogica della persona. Non siete immersi nelle cose, vi tirate fuori, guardate dall'esterno e vedete meglio le cose. Le vedete un po' come dall'alto. Ebbene, se c'è questo, voi potete scoprire una facoltà che abita in voi e che vi aiuterà molto nella vita. Vi aiuterà molto per costruire futuro, cioè la creatività. La creatività, non pensate che sia la dote riservata a qualche artista, a qualche genio, o ai cosiddetti creativi della moda o di chissà che altre. Alle sue radici, la creatività è la capacità di vedere e di rispondere. Di vedere tutto ciò che vi sta intorno, e di osare una risposta, vedere, ascoltare e lasciarvi interpellare da tutto, da tutto, da tutto. Questo è veramente la radice essenziale dell'attitudine creativa. Non c'è nulla in questo atteggiamento che vi propongo di poco importante. Tutto è occasione di domanda che può stimolare la vostra intelligenza e condurvi a dare risposte al reale, alla fioritura di acacia che potete vedere, che io vedo lì dove abito, a qualunque cosa. Al colore blu o nero del grappolo d'uva, a tutto, all'architettura di questo teatro, tutto mi parla e mi sollecita, dialoga con me. La radice della creatività è lì. Certo, accanto a questo c'è un'altra facoltà importante che spesso viene un po' tralasciata e non viene neanche spesso molto considerata anche negli ambienti ecclesiali, perché è poco addomesticabile, poco governabile, e poi insomma l'immaginazione. L'immaginazione, sì, vivi di fantasia. L'immaginazione è una delle potenzialità più grandi che noi abbiamo per creare il futuro, e l'uomo da sempre ha creato futuro immaginando. La realtà, prima di esserci in una realizzazione, c'è perché prende forma mentale. Un architetto lo sa bene, uno che deve fare il progetto, ad esempio, di questo teatro lo sa bene. Ma l'immaginazione è una delle grandi capacità che noi abbiamo. Ripeto, anche se spesso è stata denigrata in modo bieco, oserei dire. Pascal ne parla come se fosse, dicendo che è maestra di errore. Ma l'immaginazione non coincide con la mera così fantasia svolazzante e sognante. Nel primo secolo dopo Cristo, Plutarco scrisse un libretto che mi pare si intitolasse Il volto della luna. Immaginava un viaggio sulla luna, a proposito di viaggi. Ovvio che non era un immaginare l'impossibile. Non il difficile, l'impossibile. Nei secoli quante altri hanno immaginato dei viaggi sulla luna? Pensate a Dostoevskij, Il sogno dell'uomo ridicolo, sono infiniti. Il 21 luglio 1969 l'uomo è andato sulla luna. Domanda: sarebbe stato possibile questa realizzazione se l'uomo non avesse cominciato almeno a dare forma mentale al viaggio sulla luna? L'immaginazione è creatrice di realtà. Molte cose che fino a un po' di tempo fa ci sembravano o film di fantascienza,
Adesso vediamo che quei film di fantascienza lì erano quanto mai profetici e ci dicevano ciò che oggi a tanti livelli diviene realtà. Il robot e mille altre situazioni. Quindi creatività, immaginazione, questi sono doti che sono in voi e che non vanno coartate in nome di un principio di realtà. C'è un realismo che uccide il futuro, che uccide la vita, mentre c'è un sogno che è molto più realistico del realismo. C'è un sogno che arriva a essere creatore di realtà. Certo, occorre un altro elemento, o meglio, c'è un altro elemento che è importante per creare futuro, il coraggio. Il coraggio. Io credo che tutti voi siate colpiti quando leggete sui giornali o sentite di notizie di qualcuno che compie un gesto coraggioso anche a rischio della propria vita o addirittura perdendo la propria vita. Uno si getta in mare per salvare qualcuno che sta rischiando di annegare. E magari alla fine annega pure lui, non salva nessuno e perde pure lui. E tuttavia, quando voi normalmente leggete o sentite di queste cose, sentite che c'è qualche cosa di profondamente vero in ciò che quell'uomo ha fatto, che quella persona ha fatto. Anche quando non avesse ottenuto alcun risultato tangibile, sentite che il gesto coraggioso è una rivelazione. Il coraggio è come una luce accesa nella notte. Indica qualche cosa di profondamente autentico, di profondamente vero. Coraggio è la capacità di dare inizio a qualche cosa e non pensate che sia ristretto al gesto di un momento. C'è un coraggio del quotidiano, del vivere situazioni faticosissime in famiglia, il coraggio di ricominciare a stare vicino a una persona gravemente malata, pesante, faticosa da sopportare. C'è un coraggio del quotidiano che è molto più diffuso di quanto potremmo pensare. Ma ripeto, il coraggio è una capacità che possiamo trovare in noi. Certo, voi vi ricorderete il famoso Don Abbondio manzoniano, il coraggio uno non se lo può dare, vi ricorderete, Non era esattamente un cuor di leone il nostro buon parroco Don Abbondio. Il cardinal Federigo, se non ricordo male nelle mie memorie manzoniane, quando lo riprende e gli parla, riprende questo atteggiamento di codardia, di viltà. Si piega al volere del signorotto locale che impedisce le nozze dei due giovani. Ma come mai questa mancanza di coraggio? E fa un bellissimo discorso sul rapporto tra il coraggio e l'amore. Chi ama ha coraggio. Chi ama osa. Chi ama non teme il rischio da affrontare. Allora gli dice, ma sei prete, e gli ami le persone che ti sono affidate? Ecco, il coraggio da cogliere come una virtù di una capacità di amare, una capacità di... è legato all'amore, il coraggio. Ecco, coraggio, creatività, immaginazione, desiderio, uscire dalle abitudini. Tutto questo sono elementi che ci conducono a ritrovare una capacità di futuro. Il futuro non dipende solo da ciò che avviene fuori. Certo, so bene che nei momenti di crisi più che mai, se nessuno vi dà un lavoro, niente difficile. Anche se c'è anche la possibilità di arrivare a inventare dei nuovi lavori, ma... Ripeto, se c'è una forza reale,
cogente e spesso asfissiante di fatti, se c'è una restrizione di futuro, è però vero che in voi avete delle risorse che dovete ascoltare, far emergere, sviluppare e favorire. È lì che io credo che si dovrebbe iniziare, e che anche in uno spazio ecclesiale, in uno spazio educativo, in uno spazio scolastico, il primo lavoro sarebbe quello di aiutare una persona a un cammino di vita interiore, per riuscire a entrare in se stesso, leggere se stesso, scoprire se stesso, valorizzare se stesso e poter arrivare anche a compiere gesti e scelte in base a ciò che uno conosce di se stesso. Certo, qui occorrerebbe entrare anche in una grammatica della vita interiore, entrare cioè in alcuni dei movimenti decisivi di una vita interiore. Parlo ancora un pochettino, ma poi vorrei lasciare davvero il posto a voi, alle vostre domande, alle vostre provocazioni, alle vostre riflessioni. Certamente io vedo che è molto importante entrare ogni tanto in una dimensione di silenzio e di solitudine. Gli antichi romani avevano una parola molto, molto bella per indicare questo, si chiamava ozium. Ozium, attenzione, non nel senso nostro dell'ozio che è il padre dei vizi. Ozium come attività, il non fare come attività interiore, la capacità di pensare, di riflettere, di leggere se stessi, di ascoltarsi, di coltivare la vita spirituale come la vera attività. Mentre il negozium, negozio, affare, lavoro, commercio, era visto come la negazione del ozium, che è la vera attività, il vero lavoro. Ecco, la capacità dunque di abitare con se stessi, la capacità di fermarsi, di ascoltarsi, la capacità di, direi non solo la capacità, il coraggio di restare coscientemente, consapevolmente soli, fino a prendere coscienza del proprio corpo, del proprio respiro, a fare unità fra mente e corpo, fare unità tra ciò che avete vissuto, l'esteriorità, per la carità, importantissima anche questa, Noi usiamo queste categorie interno e esterno, ma in realtà ciò che è interiore si manifesta esteriormente, ciò che è esteriore si riflette e ci colpisce interiormente. Siamo un'unità difficilmente scindibile, Ma proprio per questo è importante dare nome a ciò che abbiamo vissuto esteriormente. Perché mi sono arrabbiato così tanto oggi? E allora fermarsi. Mettere in stand-by e lasciare che emerga la risposta che è già in noi. Perché mi ritrovo alla sera malinconico, triste, non capisco perché? Devo fermarmi, devo restare lì, essere e basta, e ascoltare la risposta che probabilmente verrà, emergerà da se stessa. Ecco, è importante dunque questo osare l'ozium, la cosciente inattività esteriore che in realtà è un lavoro interiore. Ma ecco, in questo lavoro interiore, indubbiamente decisivo è, già ve lo dicevo, interrogarsi, porsi delle domande. Tutti diciamo che viviamo in un'epoca di crisi, anzi c'è la crisi economica, c'è la crisi finanziaria, questa crisi non è soltanto economica, è anche morale, è anche culturale e via dicendo. Bene, che cos'è una crisi? Che cos'è una crisi? Doveste rispondere, voi giovani? Diciamola così, la crisi è un momento
è una spia rossa, io direi, è un, come dire, un allarme che si accende ed è un momento in cui le risposte devono cedere il passo alle domande. La crisi è il momento che ci dice, finora stiamo andando avanti sulla base di certe convinzioni e certezze, sulla base di certe risposte che probabilmente non funzionano più, cominciano a girare a vuoto. Forse la crisi è il momento che ci dice, guarda che le risposte che tu stai dando al vivere, su cui continui a orientare la tua vita, in origine erano anche loro delle risposte delle domande, e forse adesso bisogna rinnovare le domande per rispondere in modo più adeguato a una situazione storica che è cambiata, a una situazione psicologica che è cambiata, a una situazione relazionale che è cambiata e che esige altre risposte. Ecco, interrogarsi dunque, chiedersi, ma anche pensare. E pensare, ecco, io lì sì credo che ci sarebbe un lavoro da fare, perché non sono affatto convinto che sempre siamo capaci di pensare. Non basta lasciarsi attraversare da immagini, idee, pensieri, impulsi, parole, più o meno disordinati. Non siamo dei cavi vuoti che vengono attraversati da non importa che cosa. Il pensare esige un ordine, esige anche una certa logica e razionalità. Il pensare esige anche una, come dire, un darsi un tema. Non so se avete mai provato a pensare a tema, riflettere su questa cosa qui. Farvi le domande, provare le risposte, criticare le risposte, iniziare una dialogicità interiore. Ecco, certamente pensare dà profondità al vostro essere. E avrete fatto questa esperienza, avrete conosciuto delle persone, o forse voi stessi vi sarà successo che quando sentite una persona, ad esempio, una persona autorevole, chi è per voi una persona autorevole? Immagino di interpretare quello che molti di voi pensano, che è una persona che le parole che dice, come dire, è nelle parole che dice non c'è solo un flatus vocis, non c'è solo un così aria fritta, ma c'è una densità, c'è una pesantezza, una persona che è nelle parole che dice. Non è così facile trovare delle persone che sono nelle parole che dicono, o addirittura nei gesti che compiono. Essere in ciò che diciamo e in ciò che facciamo. Questo è l'autorevolezza. Ecco una persona che un viaggio verso di sé lo ha fatto e che cerca di continuare ad abitare se stesso, che è l'unico luogo davvero importante che noi abitiamo. Mi ricordo ancora il consiglio di un monaco buddista, monaco buddista, ero in Thailandia, in un monastero riformato buddista alla periferia di Bangkok, che disse come consiglio spirituale: sii in tutto ciò che fai, in ciò che fai sii tu interamente. Questo significa ritornare al discorso della consapevolezza che facevamo all'inizio. La consapevolezza, che significa però anche unificazione, non essere scissi, doppi, ipocriti, ma tentare di essere in ciò che diciamo, essere in ciò che facciamo. Ecco, una persona che pensa, che dunque dà profondità pian piano a se stesso, arriva anche a immettersi in questa via di abitare le parole che dice. Certo, per questo occorre il silenzio.
Per questo occorre filtrare le parole. E grazie al silenzio noi le possiamo filtrare, le possiamo anche ridurre a poche, ma che siano essenziali, incisive, lucidi, pungenti. E poi ancora, poi vado a concludere, l'attenzione. Essere attenti è una facoltà non tra le più, diciamo così, diffuse in ambito giovanile. Probabilmente per l'invasione tecnologica che richiede prontezza, richiede come immediatezza, attenzione richiede anche dare del tempo richiede anche una certa capacità di pazienza. E comunque attenzione è uno stato di tensione interiore verso. Abbiate delle passioni. Abbiate una passione, un fuoco che arde in voi, abbiate un desiderio che vi trascina. Avere delle passioni e avere delle convinzioni è decisivo per creare un futuro e anche per dare felicità. Questa volta sì, dobbiamo usare la parola felicità a chi? Alla persona. Avere una passione. Ecco, l'attenzione è avere una tensione interiore verso, avere una meta, avere qualcosa per cui decidete che vale la pena vivere. E oserei dire anche che forse una domanda che uno si può porre, certo, la risposta che dà forse non sarà forse credibile al 100%, tuttavia una domanda che io mi posso fare, ma è diverso che se me la pongo io alla mia età quasi venerabile o se la pone uno a 20 anni. Ho qualche cosa o qualcuno per cui sarei disposto a morire? Ho un motivo per cui, un motivo, una persona, un ideale, un valore, un qualche cosa per cui sento, mi dico adesso che sì, per questo sarei anche disposto a morire? Se ho questo, io ho certamente anche un senso per cui vivere, ho anche un motivo per cui vivere e affrontare le situazioni della vita e anche le difficoltà che la vita mi pone. Certo, posso darmi una risposta che poi magari alla prova dei fatti viene smentita, tuttavia non è una domanda banale e comunque il confronto con la morte e la riflessione che prende sul serio anche il fatto che dovrò morire è importante per conoscere se stessi. Da sempre l'uomo si è conosciuto a partire da riflettendo a partire dalla propria mortalità. Ricorderete Agostino quando dice una cosa che in realtà potevamo dire tutti, potremmo dirla anche noi oggi: incerta omnia sola mors certa, tutto incerto, la morte no, la morte è certa. Un bel testo di Agostino in cui dice: nasci povero, beh, puoi anche diventare ricco, sei ignorante, beh, puoi anche diventare istruito, tutto è possibile. Sei nato, sicuramente muori, su questo non ci piove. Ecco, prendere sul serio queste situazioni, la morte, pensare o la vecchiaia o la sofferenza, possono essere delle vie di sapienza. Forse voi sapete, se avete letto almeno una volta la leggenda del Buddha, che l'illuminazione del Buddha è partita quando questo giovane che il padre teneva in una in una torre principesca e agiata affinché non uscisse mai fuori e non vedesse le brutture che ci sono nel mondo. A un certo punto però questo qui ha voglia di uscire, di andare a vedere cosa c'è fuori, anche se lì aveva tutto, bello e sfarzoso e lussuoso eccetera. E allora per una e poi due e poi tre volte esce su un cocchio. La prima volta vede un vecchio, resta stupefatto e chiede al cocchiere: ma chi è questo? Questo, amico caro, è il cammino che spetta agli uomini che normalmente avanzano nell'età, invecchiano, perdono le forze, eccetera, eccetera.
torna dentro, oddio, esce una seconda volta e vede un malato, vede una persona piagata, la realtà della malattia, esce una terza volta, incontra un funerale, un morto. Ecco, dove l'incontro con queste realtà spiacevoli, ma umane e costitutive della vita, diventa occasione di riflessione su di sé e occasione di sapienza. E forse qui giungiamo a questo viaggio dove ci deve portare. Ci deve portare, secondo me, a recuperare una dimensione di sapienza. C'è un bel testo di Thomas Eliot che dice: dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Partite dal fondo, l'informazione, probabilmente ne siamo pieni, ne siamo subissati, piovono notizie e informazioni che non riusciamo a gestire, che non riusciamo a governare, che quando va bene ci portano a una certa conoscenza di alcune cose, non di tutto quello che sulla rete o sulle televisioni ci viene bombardato su mille e mille argomenti, dalla situazione in Ucraina alla situazione in Angola, alla situazione economica in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo informazioni che spesso, normalmente, non riusciamo a connettere e governare e che dunque nemmeno arrivano allo stato di conoscenza. Quando possiamo dire di conoscere una situazione? È veramente molto difficile. Ma ancora, dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Quando anche si pervenga una conoscenza intellettuale, un'informazione veramente, che diviene un sapere, ecco, è anche capacità di diventare questa conoscenza sapienza, cioè un sapere utile alla vita, al vivere concreto. Sappiamo, e qui ritorniamo al discorso della creatività, sappiamo situarci nel mondo in cui viviamo. Che cos'è? Chi è l'uomo? L'uomo è l'essere che abita. Noi non stiamo semplicemente al mondo, non siamo solo, abitiamo il mondo, costruiamo. Chi è l'uomo? È l'essere che costruisce per abitare. Ecco, chiamati ad abitare il mondo, dunque a dare un senso al vivere al mondo, noi siamo chiamati a una sapienza, la sapienza che è il sapere che ha a che fare con la vita. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Si può perdere la vita vivendo. Ecco allora, e chiudo con una citazione di un bel testo islamico, un testo mistico, un testo della tradizione sufi, che parla proprio del viaggio interiore, del viaggio spirituale. Io credo che sia molto importante in questo viaggio, e lo dico con forza soprattutto delle persone giovani, non avere paura delle scoperte sgradevoli che uno può fare facendo un viaggio interiore, ovvero sia scoprendo delle dimensioni di sé che non vorrebbe vedere, che non vorrebbe avere, che giudica irricevibili. Si tratti di enigmi che uno non riesce a capire perché in lui ci sono, eppure ci sono. Si tratti di ferite che lui ha subito e che non vorrebbe, che ritiene ingiustificato, ingiusto avere subito, eppure ci sono. Si tratti di debolezze, fragilità a livello psichico, a livello morale, a livello fisico, eccetera, che non vorrebbe avere, che odia, e tuttavia ci sono. Enigmi sul piano della propria identità sessuale, delle proprie tendenze sessuali, ecco, quali che siano le cose che potrebbero farvi paura, non abbiate paura. Il coraggio è dire di sì a ciò che scoprite in voi stessi, perché è l'unica via per arrivare a
assumere voi stessi, a fare qualche cosa di voi stessi, anche a migliorare voi stessi. E qui che c'è, che cade a proposito, secondo me, questo bel testo con cui io termino questa riflessione. Un racconto mistico musulmano, di un mistico che si chiamava Shoravardi, dice: «O sapiente, dove si trova la fonte della vita?» Risposta: «Nelle tenebre. Se vuoi partire alla ricerca di questa fonte, mettiti i sandali e avanza nel cammino dell'abbandono confidente finché arriverai alla regione delle tenebre.» Domanda: «Ma da che parte si trova il sentiero per questa regione?» Risposta: «Da qualunque parte tu vada, se sei un vero pellegrino, tu compirai il viaggio.» «Ma che cosa segnala la regione delle tenebre?» Risposta: «L'oscurità di cui si prende coscienza. Quando colui che intraprende questo cammino vede se stesso come uno che è nella tenebra, allora comprende che egli era anche prima e fino allora nella notte, e che la luce del giorno non ha ancora raggiunto il suo sguardo. Ecco il primo passo dei veri pellegrini. Il cercatore della fonte della vita nelle tenebre passa attraverso ogni sorta di stupore e di angosce, ma sei degno di trovare questa fonte, finalmente, dopo le tenebre, contemplerà la luce. Allora non dovrà fuggire davanti alla luce, perché questa luce è uno splendore che dall'alto dei cieli scende sulla fonte della luce. Ma, oserei dire, è una luce che ci chiede di passare attraverso le tenebre. Sì, in noi ci sono anche tenebre, c'è notte, c'è oscurità, c'è enigma, ci sono elementi di incomprensibilità. E tuttavia questo non deve assolutamente scoraggiarci, anzi deve condurci a percepire che fa parte necessaria della conoscenza di noi stessi. Passare attraverso questo e accettarlo è davvero la tappa decisiva.